Venditalia 2014, ricca di amici, ricca di persone da poter intervistare, e qui abbiamo un nutrito e folto gruppo di persone che hanno fatto un po' la storia del vending. Gianfranco Lanzani, buongiorno. Buongiorno. Luciano Pensante, buongiorno. Buongiorno a lei. Massimo Renda, buongiorno. Buongiorno. E ancora, le persone che, di cui non conosciamo nome, cognome, azienda e funzione, presentatevi. Buongiorno. Ment Andrea, buongiorno. Azienda? Eurovending. Funzione? Funzione? Titolare. E ancora? Marco Pensante, grafica, packaging, marketing, Pronto Foods. E infine? Giuseppe Bisi, commerciale, Ristora. Una edizione 2014 di Venditalia nutritissima di ospiti. Devo dire che nella giornata di ieri, giovedì 8, nella giornata di oggi, venerdì 9, siamo al terzo giorno, i corridoi e gli stand sono pienissimi. Luciano Pensante, 40 anni abbondanti di storia nella distribuzione automatica, tante edizioni. Saranno 50 quasi. Eh sì, ormai siamo quasi a 50 anni nella storia del vending. Madonna, non devo nascondere l'età, quindi sono prossimo all'ospizio, dai. Nel frattempo, non è vero, lei l'ha fatta la storia del vending e lo sa e continua a farla. Nel frattempo... Speriamo, vabbè che gli ho dato 100 euro prima perché faccio... Io ora dovrò averne altri 100. E allora, tanti anni passati nella distribuzione automatica, tante edizioni passate con quella 2014, con tanti stand come in tutte le altre edizioni, ma tanta più gente, molti visitatori in più. Secondo lei è questo il vero segnale di ripresa? Beh, io non esagererei, diciamo che abbiamo molti spettatori, molti visitatori, soprattutto esteri, con cui lavoriamo bene. Io non è che veda grandi ancora speranze di ripresa, vista questa classe politica indegna che abbiamo, quindi le speranze, basta vedere cosa è successo in questi giorni. Però, insomma, le buone aziende vanno avanti lo stesso, con qualche sacrificio, ma vanno avanti, anche se... è significativo che i discount perdano i discount, il che è tutto dire, quindi anche nella distribuzione probabilmente ci sarà qualcuno che invece di prendere due caffè, due cioccolati, prenderà un caffè o prenderà un cioccolato e viceversa. Io mi auguro che prendano tanto caffè per il mio amico Massimo Renda, no? Perché è il suo business, però insomma andiamo bene lo stesso, ecco, dai. Ma ci sono questa gente qui, andiamo bene. Sì, finché c'è questa gente qui. Questa gente qui fa parte di quella categoria di persone che con passione, con costanza, con professionalità continua a, facendo sacrifici, far crescere il proprio fatturato nel segmento del vending, non solo in Italia ma piano piano anche nelle nazioni estere. Massimo, tu sei alla tua credo sesta esperienza in questa biennale di Milano. Oggi, dopo una nutrita campagna pubblicitaria che ha toccato più media nell'ultimo anno, il marchio Caffè Borbone inizia a rappresentare una realtà conosciuta anche da quelli che non prendono caffè. Continui in ogni caso a dare innovazione producendo e distribuendo altre tipologie di capsule, altri formati, non più esclusivamente la cialda in carta e o il FAP, il filtro a perdere, ideato 25, diciamo una trentina di anni fa da Dino Macchi e Stefano Piana. Quali sono le tue sensazioni rispetto a questo Venditalia 2014? Le mie sensazioni sono molto positive. Premetto che se il dottore Pensante ha dato 100 euro, io ne ho date 200 a lui e 200 a lui, quindi come al solito sono quello che paga di più. Magari, io aggiungo magari. Comunque. Un po' di enfasi, eh? Più di così. Oltre i positivissimi scherzi. È un mercato in evoluzione, è un mercato però florido e allo stesso tempo da difendere dagli attacchi della grande distribuzione organizzata, che comunque scopre un certo appetito nei confronti del monodose, che mano a mano stanno diventando
una nuova frontiera di investimento per le grosse aziende di torrefazione abituate ad avere a che fare con la GDO. Noi per il momento non pensiamo di muoverci da qua. Siamo specializzati e come da 12 edizioni a questa parte il nostro fatturato è interamente sviluppato nel settore della distribuzione automatica. La concentrazione è massima. A volte ci possono essere delle smagliature, delle incomprensioni magari tra colleghi, amici, però poi tu... Ti interrompo perché noi l'abbiamo nominato esattamente 120 secondi fa ed ecco qui è arrivato l'inventore del filtro a perdere. Caro Dino Macchi, buongiorno, bentornato con noi e sulle telecamere di VenningTV.it. Grazie a voi e grazie ai servizi che avete fatto anche su di noi, su di Mitaca e anche quello della Francia. E poi insomma non fammi tutta sto pubblicità, altrimenti poi mi rapiscono un giorno. Ma dai, purtroppo di... gratis. Ah, no, io giuro, no, ti ho dato 100 euro, no, di più. Erano 200. Beh, allora, Dino Macchi, l'abbiamo intervistato in più circostanze, è proprio la persona che ha inventato il filtro a perdere e grazie a lui e poi attraverso lo sviluppo delicato della lavazza negli ultimi 25 anni che questo settore, quello del monoporzionato, è riuscito ad espandersi sempre di più fino ad arrivare al segmento famiglia. Segmento famiglia in cui in un primo momento attraverso i solubili la Pronto Foods con il marchio Ristora ha cominciato ad entrare. La storia del signor Luciano Pensante la faremo in una trasmissione dedicata perché lui è uno dei pilastri del vending. È tutta la trasmissione. Tutta la trasmissione. La faremo, Luciano, non si preoccupi. Amico da 40 anni, dai primi volte 40 anni. Sempre stato veramente una persona degna per bene. E abbiamo... Io dico sempre che chi la dura la vince e poi finché ci sono i sentimenti principali, la serietà, la correttezza. Se ti comporti bene nella vita, sei corretto, rimangono queste amicizie che vanno poi al di là del lavoro e del business, perché c'è anche un po' di cuore, no? Assolutamente. Perlomeno nei vecchi come me, dopo non lo so nei giovani se è così. Spero che il nostro Massimo sia della stessa pasta. Io credo proprio di sì. E in ogni caso dicevamo che appunto Luciano Pensante attraverso il marchio Pronto Foods Ristora è entrato già nel settore della GDO da lungo tempo. Nel 1966. Massimo Renda con il marchio Aromatica Caffè Burbone da pochi anni ha iniziato ad essere anche sugli scaffali in modo molto timido della grande distribuzione organizzata, ma quasi per iniziativa di pochi gestori che in qualche caso autonomamente hanno provveduto a venderlo a qualche supermercato, non per un'iniziativa diciamo personale dell'azienda. Ma nel tuo futuro, Massimo, c'è la grande distribuzione organizzata in modo strutturato? Io credo che il mercato sia decisamente più forte di qualsiasi azienda, di qualsiasi marchio. Potrebbe essere un'evoluzione naturale nel tempo. È chiaro che noi fino ad oggi abbiamo vissuto di vending, del mondo del vending, e grazie a Dio abbiamo tratto parecchie soddisfazioni. Entrare in un mercato diverso che sia diametralmente opposto a questo potrebbe essere pericoloso per noi e per la nostra clientela, alla quale siamo molto grati e molto legati. Rimane che se il mercato dovesse imporre scelte irrinunciabili, noi seguiremo il mercato. Ma rimane che ad oggi, secondo me, ancora per qualche anno c'è spazio per un lavoro ben fatto e florido da parte di tutti quanti. Poi, ritornando a questi signori, grazie a Dio sono il più piccolo e anche il più giovane. Sono dei fari. Magari sono più giovane. sono dei fari, delle muse ispiratrici. Beh, loro di fatto hanno
hanno fatto il vending, sono delle persone che hanno contribuito in modo più che significativo alla creazione di questo settore. Nel nostro palinsesto noi abbiamo ben 45 minuti dedicati ogni giorno alla storia della distribuzione automatica, e questi due signori sono citati proprio perché a un certo punto della storia degli anni 60 e a un certo punto degli anni 70, dopo, mi paga dopo, signor Pensante, non si preoccupi, mi paga dopo. Sai quanto costa al minuto questa fila? Massimo, quanto gli hai dato? Se la vado a vedere, che è vero, se la vado a vedere. La fattura. C'è la fattura. Naturalmente, ma è ovvio. E allora, è stato un grandissimo piacere riuscire ad incontrarvi tutti e tre insieme, un'occasione più unica che rara, direi. Facciamo salutare da voi tre gli amici di Vending TV, per i quali voi siete di fatto dei personaggi, delle persone da cui trarre un'ispirazione. Luciano Pensante per gli amici di VendingTV.it. E che vi devo dire? Al Maiora, ma andiamo avanti, e vi saluto tutti e vi faccio i miei migliori auguri. Grazie Luciano. Grazie a tutti, perché sono tutti i nostri clienti, grosso modo gli amici di Vending TV, e teniamo duro, sono momenti difficili, ma teniamo duro che ce la facciamo. Io direi che, vista la tanta gente vista oggi, anche solamente oggi, nei corridoi e negli stand, direi che qualche segnale positivo si inizierebbe a vedere. L'altro ieri mi aveva intimidito un po' questa mancanza di affluenza alla fiera. Oggi sono già molto più fiducioso. Grazie. Io non espongo in fiera. Noi abbiamo un fuorisalone. Il fuorisalone illimitato. Esatto, in Corso Garibaldi. Vi aspettiamo tutti. Domani abbiamo una show. Temporary shop. Praticamente noi diamo delle esclusive, quindi venire in fiera è un po' prendere in giro chi poi viene a cercare di comprare da noi e si sente rispondere di no. Quindi vogliamo essere corretti sempre fino in fondo. Hai visto la fortuna? Loro sanno, possono anche dire di no. Noi diciamo sempre di sì, io e Massimo, vero Massimo? Ma noi di no lo diciamo proprio con le spine in gola, perché purtroppo non possiamo, perché abbiamo firmato accordi diversi. E allora, grazie Luciano Pensante, grazie Dino Macchi, Massimo, a te il microfono per gli amici di VendingTV.it. Grazie a tutti, grazie per l'attenzione, lavoriamo bene insieme e continuiamo a proteggere un mercato che è molto molto prezioso per tutti quanti noi. In bocca al lupo a tutti, ci vediamo tra 2 anni ancora qua. Noi ci vediamo però fra pochi minuti, perché nel frattempo abbiamo la necessità di chiederti, approfittiamo proprio di questa occasione, un paio di minuti se lo desideri, per chiederti che cosa voi avete presentato qui a Venditalia 2014. Ci piace complicarci la vita, ci piace andare avanti e continuare ad evolvere. Un attimo che saluto gli amici, un attimo solamente. Sì. Io nel frattempo, come dire, vi intrattengo, il mio faccione vi intrattiene, e saluto Dino Macchi. Mentre loro si salutano fra di loro, e nel frattempo attendiamo Massimo Renda per farci dire che cosa è venuto a presentare in questo Venditalia 2014, un'edizione che, come vedete, ecco, gira un po' la telecamera, fai vedere quanta gente c'è nel frattempo nei vari stand, fai una panoramica per tutti gli amici che ci sono, proprio per mostrare quante persone, quanti visitatori ci sono nel corridoio in questo momento. E interrompiamo quindi nuovamente Massimo Renda. Ecco qui, scusaci Massimo, lo sappiamo che anche tu in questo momento stai facendo affari. 120 secondi per dirci che cosa hai presentato in questo maestoso stand Caffè Borbone, e ti senti un re. Compatibile lavazza blu, compatibile lavazza a modo mio, compatibile Nespresso, la nostra gamma tradizionale carta filtro 44, carta filtro 38, FAP, caffè in grani, insomma la nostra è un'azienda che, come dicevo prima, lavora a tutto tondo nel settore del vending. Continuiamo a riscontrare positivamente la soddisfazione dei nostri clienti. Continuiamo a mettercela tutta, credo che nel mondo della torrefazione siamo l'azienda più concentrata in questo settore così prezioso come il vending.
Oso dire che siamo due professionisti perché siamo da sempre torrefattori, siamo stati a suo tempo anche gestori, quindi conosciamo le esigenze commerciali e le esigenze tecniche dell'espresso. Riconosciuti come produttori di qualità costante, ce la mettiamo tutta, siamo a vostra disposizione e il mio messaggio è sempre lo stesso: cresciamo insieme, vi aspettiamo, abbiamo una rete commerciale capillare in tutta quanta Italia, tutti professionisti del settore, nessun improvvisato, ci teniamo a fare le cose per bene, a farle seriamente insieme. Bene, Massimo, grazie nel frattempo. Mi scuso per averti rubacchiato tempo e attenzione perché eri impegnato con altre persone, ma era anche il momento giusto per poterti... Vendi in TV è sempre la benvenuta, non c'è niente da fare. E ti ringrazio per questo, Massimo. Allora, ti saluto, noi nel frattempo continuiamo con il nostro percorso, tantissime altre novità ci attendono nei corridoi ma soprattutto negli stand di tutti gli altri espositori. Come vedete è tutto molto estremamente genuino e, come dire, quasi improvvisato. Noi continuiamo!